Ciao ragazzi, ciao Pallavolo Padova, sono Santi Orduna, sono stato il palleggiatore e capitano per 3 anni. E sono stato molto orgoglioso di vestire quella maglia e tanti tanti auguri per questi 50 anni di pallavolo e di passione. I momenti più belli che ne ho vissuti tanti per fortuna sono stati 3 anni bellissimi e sicuramente sono stati quelli della 2, dove abbiamo vinto la Coppa Italia e abbiamo fatto la promozione, principalmente una partita molto molto bella, quella della Coppa Italia, ma anche quella della promozione, sempre a Monza, la mia attuale squadra, quindi ogni giorno che entro in quel palazzetto per me è bellissimo. E mi ricordo con Gonci Chiroga che passavamo dal salumificio Brugnolo a prendere un po' di salsicce e salumi per fare la grigliata, oltre alla carne tonnazzo, tanta roba. E momenti difficili erano dire di no a Filippo Vedovotto tutti i giorni per andare a fare aperitivo, perché era una cosa abbastanza complicata dire di no a lui. Non credo che abbia bevuto così tanti spritz nella mia vita come a Padova quell'anno con Pippo. Per la pallavolo italiana sicuramente Padova è una società molto importante, una società che ha valorizzato i giovani, cioè, per esempio Balasso, che ho avuto la fortuna di vedere crescere e giocare con lui quando non diceva neanche una parola. Ed è una società che è sempre lì, con dietro gente che ha lavorato molto bene per degli anni e che continua a farlo e che spero che continuerà a farlo, perché è una delle più belle società e strutturate della pallavolo italiana. E riguardo a chi mi piacerebbe essere o rinascere, credo che senza dubbi vorrei essere Sandrello, perché lui ha sempre il primo posto in pullman, ha sempre il primo posto in panchina, sta sempre lì seduto tranquillo, fa il menù delle trasferte, sceglie i migliori hotel, quindi senza dubbi Sandrello per sempre. Ragazzi, un abbraccio a tutti, è stato un piacere e ci vedremo a presto.